Ciao a tutti. Bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game. Bentornati ad Askwood. Bentornati nel gioco investigativo. L'ultima volta abbiamo fatto diverse scoperte che riguardano Amy e la sua triste fine. Abbiamo scoperto che si è suicidata, non è stata assassinata. Jake ha sentito dei rumori. Spero che si sia messo a riparo, si sia nascosto. Ma in contemporanei speriamo che Michael non sia un assassino. Che non diventi un assassino proprio oggi. Perché a quanto pare non è un assassino. È solo un rapitore. Alan mi ha scritto: Devo ammettere che la miniera di ferro è più grande e contorta di quanto pensassi. Scusa, avevi il tuo collaboratore Bob Lindner, potevi chiedere che ti raggiungesse? stia attento dove si trova ora nemmeno bob lindner sarebbe in grado di dirmelo ma si è detto che conosce a me ne ha detto tutte le cose che stanno lì tutti i muri ma lei mica io mica cosa la ricezione è peggiorata oh, forse sta scrivendo non mi meraviglia non ci sono ripetuti più mi addentro nella miniera peggiore sarà il segnale proprio come la frase che ci è scambiata con Jake nel precedente episodio aspetti ho trovato qualcosa Attendo, potrebbe essere una trappola C'è una stanza stracolma di roba, fino al soffitto. Non è la stessa in cui è entrato Jake, quindi. In pratica solo documenti articoli di giornale ritagliati. E anche delle fotografie. No, eh, se ci... Allora è la stessa stanza in cui è entrato Jake. Sono i suoi amici. Quindi Jake era lì poco prima. Thomas Miller, che... Lily Dunford, Dan Anderson. Sa divi qualcosa al riguardo? Ha trovato le prove, quelle che stavano nell'altra casa. Tutto questo era appeso nelle pareti di Enzo. Sulle pareti di Enzo, non nelle. Ho sentito un rumore. Anche tu. E sarà Jake allora. Proprio accanto a me. E da quale porta parte proveniva? Errore di consegna. Helen? Non ha ricevuto errore di consegna. Non spari con troppa superficialità. C'è Jake lì. Jake? video che... oh Can you hear me? riesci a sentirmi? sì Jake potrebbe fare una brutta... sembra che non si riesca più a mandare messaggi. Stia attento. Non spari. Spero che non sia un poliziotto dal, dal grilletto facile. Mm. Jake potrebbe avere una maschera, quindi anche lui potrebbe essere considerato un uomo senza volto. Lo è stato sin dal l'inizio Cioè, sin dall'inizio ho avuto la maschera. Devi fare una cosa per me. Chiami il capitano, dagli. Chiedi assolutamente di vedermi e non lasci che le passino nessun altro. My name is Alan Blumgay, Las Police Department. I am approaching you Sto with my weapon drawn. Make affrontata. yourself known immediately. Si Come faccio a chiamare se stiamo... Sto seguendo questa telefonata, videochiamata. Aiuto. Io adesso devo prepararmi a fare un salto, secondo me. Qualunque cosa accadrà. Non so cosa sta per succedere. Il peggio deve ancora venire. Diceva qualcuno. È un'ombra quella. È un'ombra ma non di una persona, della pistola. Aiuto. Oh, 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 oh. Oh mio dio, Miss Dunford, are you Trovi Ricci. Please. Please. Mi ha detto di fare una telefonata. Come faccio la telefonata? Come faccio la telefonata? Aps ah, telefono. per favore inserisci un numero. E come lo inserisco? Non so che numero devo telefonare. Un attimo... V Gente, venite! Da quanto tempo sto registrando? Ok. Stanno eh, venendo tutti online? Alan ha trovato N. In un attimo fa... Jesse chiede cosa arriva Thomas. Davvero? Chiede ancora Jesse, l'ho vista con i miei occhi. Lilly. Eccola Jesse. Ottimo lavoro. Sì, ma che tensione! Io ero sicuro che lì sarebbe successo il putiferio. Lily Helen Ellen si trova nella miniera, Jessie. Ben fatto, ben fatto, ben fatto. Clio è appena arrivato. Lilli è una storia lunga. Non ci credo, mi risponde Lilli. E Jesse? E per quanto riguarda Ricci? C'era anche lui con Anna? Lilli? Jake sta bene? chiede. Jack non si fa vivo da un po'. Non è tempo di fare battute scherzose. Dan, prima di piangere tutti a dirotto. Aprite questo stream. È ancora in diretta. Dovrò ricordarmi di girarlo, ma... Ma chi non era in diretta? La telefonata di Alan che sembrava in diretta? o questo stream, che ha uno script per darci data e orario errati. Jessie chiede cosa, perché? Ed è... beh non so cosa ci sia. Ma secondo lo stream eh, no, e ricci stanno sempre seduti nella grotta. Anna ha appena trovato Anna. E ero al con Anna al telefono. Cioè quella telefonata sembrava in diretta. Ma che significa? Thomas? Ma sei certo che fosse Anna? Anche Alan l'ha riconosciuta. Lilly? Ma cosa è successo di preciso là sotto? Fammici pensare. Alan aveva sentito qualcosa nelle gallerie della miniera. All'inizio ho pensato che Alan avesse trovato Jake, ma all'improvviso c'era Anna di fronte a lui. Lui ha detto che... Lei ha detto che lui doveva cercare Richie. E questo è tutto. no, ha chiesto anche di fare una telefonata per cercare una persona. Davvero strano, dice Jesse. Il Clio? Che lo stiamo non rispecchi i fatti in tempo reale. Più di dieci minuti? Potrebbe essere. La ricezione lì sotto è terribile. Potrebbe influire sulla trasmissione. È una domanda ma è anche un'affermazione per me. Thomas, so cosa sta succedendo. Thomas, vai sempre, dici sempre il pe. Quello stream non è reale. Sta solo cercando di ingannarci. lo mm, penso anch'io credo che sia un loop Jesse mm? puoi spiegarti un po' meglio Ma infatti, tutti sanno cos'è un loop Jesse in un linguaggio del tipo non lavoro nello studio televisivo. Non ci lavoro neanch'io, ma so cos'è un loop. Thomas, tu, tutto piuttosto semplice. Quello che vediamo è un video che si ripete all'infinito. Non è dal vivo, Michael l'ha registrato tempo prima. Quindi non ha a che fare con ciò che succede davvero. E ci fa ben sperare che Ricci sia da qualche parte. E ne ha detto: trova, trova Ricci, quindi è lì da qualche parte anche lui. Non si vede alcun movimento particolare sul video. Altrimenti avremmo riconosciuto subito che era un loop. Thomas e ci fa vedere sempre lo stesso pezzo più e più volte senza che noi ci accorgiamo della che si ripete. Alla fine deve solo inviarlo nella giornata di oggi e all'ora attuale e l'illusione è perfetta. Clio? E Michael è in grado di fare una cosa del genere? Beh, non è la prima volta in cui ci sorprende, però si è passato dieci anni da sotto, senza tecnologie. Thomas? Questo stream avrebbe dovuto farci credere che Anne e Richie fossero incoscienti nella miniera per tutto il tempo. Tanto che scrivi, devo controllare una cosa nel. Ah, c'è anche la registrazione. La registrazione del video. Hm, bene. Ma soprattutto, da qualche... Io speravo di poter fare la telefonata, ma niente. Vabbè. Allora, questo stream avrebbe dovuto farci credere che Annerici eh, fossero incoscienti nella miniera per tutto il tempo, cosa che in realtà non è così. Avevate ragione, era una trappola. Lili, dimmi. Dimmi, Lili. Meglio che tu lo dica a Jake. Eh, ci stavo pensando anch'io. C'è però la questione della telefonata. Ok, Alan scrive: ho portato fuori Miss Downford. io direi di saper di andare. Di scoprirne di più la prossima volta. Quindi, blocchiamo l'episodio adesso e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.